Siamo pronti per scoprire il mio nome è Carola di Patrizia Baglioni che è con me. Ciao, buon pomeriggio Patrizia. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Beatrice. Allora, scrittrice e docente di filosofia, sì. La nostra Patrizia insomma ci propone questo libro che faccio vedere. Tra l'altro già la copertina, sì, pur essendo libro per ragazzi, sì, insomma già ti pone su una tematica importante. C'è uno specchio rotto dove questa persona si riflette. Sì, il libro si intitola Il mio nome è Carola, edito da Giaconi Editore, che approfitto per ringraziare perché è una casa editrice che mi ha sostenuto fin da subito in questo progetto e mi ha accontentato in tante delle mie richieste. È questo un libro per ragazzi dagli 11 ai 16 anni che riprende proprio la storia di Carola. Il mio nome è Carola, appunto, è la storia di questa ragazza di 16 anni che frequenta il liceo artistico e che a un certo punto vive un evento traumatico. Okay. Questo la porta a rivedere un po' quella che è la sua immagine, ecco perché l'immagine della cover, che è appunto il suo viso che si infrange, perché lei è una ragazza molto convinta di sé, è decisa, vuole fare la scrittrice, vuole fare la disegnatrice di fumetti, è un po' schiva, non dà molta confidenza agli altri. Poi a un certo punto questo evento la porta un po' a riflettere anche sull'immagine che non solo lei ha di se stessa, ma che anche gli altri hanno di lei, e quindi rimette un po' tutto in gioco. Ma detto questo, sai, i nostri ragazzi, i nostri figli, no, hanno avuto sicuramente dei periodi molto complessi, no? E ci riferiamo, sì, al non tanto lontano momento dell'emergenza pandemica in cui comunque erano tutti quanti in casa, eccetera. Tu da insegnante, tra l'altro, proprio scrivendo questo libro, ti sei resa conto magari delle difficoltà a posteriori, no, di queste, sì, persone, di questi ragazzi? Sì, effettivamente questo libro è stato scritto proprio 2 anni fa, proprio nel periodo del lockdown. Il rientro a scuola è stato lento ed è stato problematico per tanti motivi: il distanziamento, la paura, questo periodo di chiusura. Io ricordo un momento ben preciso, e da qui è nata anche la cover. Eravamo tutti in casa, chiusi, spaventati. Mi ricordo di essere passata proprio davanti a uno specchio e come se avessi visto la mia immagine implodere, perché effettivamente in quel periodo, anche dal punto di vista familiare, tanti problemi sono fuoriusciti all'interno delle famiglie e i ragazzi per primi hanno risentito proprio di questo. Noi dopo il Covid, anche appunto a scuola, io lavoro al Polo Urbani di Porto Sant'Elpidio, abbiamo riscontrato molte problematiche, molte fragilità. E proprio per questo poi abbiamo anche creato un servizio psicologico a disposizione dei ragazzi, perché abbiamo visto che non era una situazione di normalità. Dopo il periodo del Covid i casi proprio di richiesta di aiuto sono aumentati in modo esponenziale, ed è per questo che come docenti insomma ci siamo sentiti di intervenire, anche perché noi siamo docenti, non siamo specializzati appunto in questo compito, possiamo solo fare da supporto a questi ragazzi, fare da riferimento, però poi è necessario appunto un intervento di tipo professionale in Chiaro. Alcuni casi. Sì, sì, no, però ecco, mi riferivo soprattutto al fatto che tanta gente effettivamente ha manifestato cose di questo tipo. Ora gli adulti probabilmente hanno anche una possibilità in più, no? Sì. Perché sono più strutturati. I ragazzi, gli adolescenti che si ritrovano improvvisamente in situazioni no, diverse, difficili, e i genitori in automatico che non sanno quale possa essere la causa scatenante, ma in realtà molta di questa causa è proprio dovuta a questo periodo che abbiamo vissuto. Sì. Quindi andare un po' un attimo a ricercare quali possono essere poi dalle cause anche le soluzioni, ovviamente, sì, con gli specialisti. Le soluzioni, effettivamente, anche qui in questo libro la soluzione poi viene cercata in modo primario nella famiglia, nel supporto appunto familiare. Chiaro. E nel ricostruirsi anche come famiglia, e poi dal punto di vista relazionale. Oggi, come dicevamo prima, a spesso ai ragazzi manca proprio l'aspetto della relazione. L'isolamento ci ha portato anche ad isolarci noi, e ricostruire le relazioni anche con gli amici spesso diventa difficile. La scuola è un buon punto di incontro, sia per le conoscenze, io dico sempre, che per le persone. I ragazzi incontrano i docenti, incontrano gli altri ragazzi, quindi insomma è un bell'ambiente dove crescere. E
in questo libro si parla proprio questo, di crescita. È un romanzo di formazione che, ti dirò, non va più molto di moda, il romanzo di formazione. Le mie ragazze di questa età, 14, 15, 16 anni, mi parlano degli spicy, che sono questi romance particolarmente romantici. Il romanzo di formazione è stato un po' accantonato, ma io credo che alcuni valori, alcune problematiche debbano essere riprese e riviste. Quindi, ecco, appunto, è proprio un libro dedicato ai miei ragazzi e a tutti i ragazzi. Sì, sì, perché poi no, c'è anche da dire che oggi i ragazzi leggono pochissimo. Ah, però su questo devo dissentire. Ecco, meno male, qualcuno che dice che i ragazzi leggono. No, non è vero, i ragazzi leggono, tengono nascosti i loro libri dentro lo zaino, però leggono, perché io poi vado, no, non vado a frugare, però spesso li vedo, sbircio nei loro momenti in cui magari a ricreazione tirano fuori questo libro e io subito, immediatamente, cosa stai leggendo? Perché poi la lettura è un'altra delle mie passioni e quindi mi piace confrontarmi con i ragazzi proprio sui libri che leggono, loro interessi, quindi mi piace anche creare, come diciamo prima, questo momento di incontro e di confronto, perché non è detto che siano i ragazzi a imparare sempre da noi, spesso anche io imparo molto da loro e quindi soprattutto sul linguaggio, no? Ah, il linguaggio quello poi è assolutamente è tutto nuovo per me ogni giorno, anzi io sono anziana perché sono ancora su Facebook e non su TikTok quindi mi rimproverano anche per questo, perché però sì, è tutto un mondo da scoprire, ma io sono sempre stata estremamente curiosa e quando i ragazzi percepiscono questa curiosità sono i primi ad aprirsi e a mostrarsi, e questo è proprio la parte bella del mio lavoro. Bene, Patrizia, grazie per essere stata con me. Il mio nome è Carola, questo è, come abbiamo detto, un romanzo di formazione della nostra Patrizia Baglioni, che è stata con me oggi. Grazie per esserci stata. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Lab, lo spazio delle idee.